e saluto la prefazione di Fabio Doriero, ma ieri è convolato a nozze e quindi oggi gli ha chiesto di non essere presente perché aveva altre cose da fare. È giusto pure così. Allora, saluto il presidente delle Guardie del Patto, che ringrazio per la sua presenza, e tanta altra gente, Sassi come presidente dei circoli del Borghese, che stiamo espandendo in tutta Italia, l'ex sindaco di Roma, Giubilo, eccolo qua, buonasera, grazie per essere qui, e il dottor Scioppa, con cui stiamo pubblicando un libro da un titolo molto integrante, intrigante, L'uomo che poteva salvare Moro, e ci saranno delle rivelazioni estremamente interessanti, quindi sarete invitati alla presentazione. Vorrei invitarvi a due altre presentazioni per chi vorrà. Il 10 giugno presenteremo qui, faremo la conferenza stampa la mattina e la sera sarete tra gli invitati, inaugureremo il primo numero del Candido, che noi abbiamo appena rilevato tre giorni prima di Pasqua, quindi dopo 7 anni che portiamo avanti il Borghese abbiamo anche il Candido. Abbiamo affidato la direzione a un giornalista, presidente del Circolo dei 23, che sono gli amici di Guareschi, che da oltre 40 anni vive insieme alla famiglia Guareschi e sta insieme alla famiglia Guareschi. E l'11 invece avremo tutto il giorno un convegno su Evola, e quindi per chi ama Evola, per chi vuole approfondire Evola, per chi ne vuole sapere di più, presentiamo un libro che sta per essere pubblicato e uscirà, e faremo anche una giornata, un convegno Evola, con il presidente della fondazione Gianfranco De Tonis. Dove? Sempre. Io lo sapete, io sono 10 anni che mia moglie mi ha detto che ormai abito più qui che lì, dice senti se il marchese della fitta, non sarebbe. Ieri pure Fabio Doriero ha fatto la cerimonia qua, tutto bene. Allora, intanto passo a salutare i relatori, professor Giuseppe Augusto Sinagra, Mario Borghezio, onorevole Mario Borghezio, parlamentare europeo della Lega. In qualità di amico del No, ma in qualità che io, se ho pubblicato questo libro, di cui ne vado molto orgoglioso, è perché Mario me l'ha fatto conoscere la Le Pen. Abbiamo fatto un primo incontro al Parlamento europeo a via 4 novembre, ho conosciuto Marine Le Pen, gli ho chiesto di poter tradurre il libro, sono riuscito a sottrarlo a Mondadori perché all'epoca so che c'erano delle trattative, ma io ho chiuso il vantaggio di essere una casa editrice più piccola di Mondadori, è questo, che io decido in 48 ore e loro decidono in 48 mesi, quindi il problema è un po' diverso. Quindi mi ha fatto da tramite per concludere questo contratto, che poi è stato possibile perché la Marchesa Dodorani ce l'ha ben tradotto e ha interpretato bene. Che tradurre un libro politico, ragazzi, non è facile. Adesso sto diventando matto perché sto facendo tradurre un libro di Putin e lì, se sbaglio, scoppia la guerra. Questo non mi fa questo, quindi non è facile. Allora, Mario Borghezio, Lanfranco Palazzolo ha pubblicato con noi un libro sul Parlamento, con tutte le cose, tutti i problemi e le cose un po' strane che accadono in Parlamento, Giuseppe Sanzotta, che è ex direttore del Tempo, giornalista, mi aiuta nel portare avanti ormai da vari anni la trasmissione su Sky. Stasera ci avremo 2 ore di diretta, un'ora con Tajani, tuo collega a Bruxelles, e l'ora successiva Mario Borghezio, quindi su Sky canale 897, chi vorrà in diretta, oppure sul digitale terrestre 86 canale 1, quindi andiamo in diretta sul digitale canale 1 86 oppure Sky 897, quindi
chi vorrà, staremo ancora insieme. A chi diamo la parola? Scusate. In ordine alfabetico, facciamo. In ordine alfabetico. No, ma è l'ultimo. No, Borghezzo, la B, la prima. Allora, dai, Palazzolo. Saluto anche Enea Franza, che è stato uno dei primi autori dei libri del Borghese, e ci abbiamo anche piacere di avere Adalberto Baldoni, che ha pubblicato con noi un libro molto bello che si chiama Pagine strappate fra i libri del Borghese, e poi posso dire una grande amica come te, che sei sempre presente. Devo trovare una medaglia per dare ai più assidui di queste manifestazioni. Prego. Allora, io ho letto il libro Controcorrente di Marine Le Pen. Devo dire che sono rimasto molto affascinato dalla figura di questa donna, non perché io condivida interamente le sue idee, anzi, tra l'altro trovo alcune sue idee molto discutibili, ma su altri fronti la trovo una donna molto avanzata, più avanzata di quanto possano esserlo tante donne di sinistra che si sono fatte strada in politica. Il libro è interessante perché racconta Jean-Marie Le Pen e Marine Le Pen attraverso una prospettiva personale, partendo da eventi drammatici come quello dell'attentato che aveva subito il padre e la sua famiglia negli anni 70. L'aspetto interessante di Marine Le Pen è che è una donna che ha divorziato e che ha un concetto della laicità diverso da quello che hanno avuto tanti esponenti della destra europea, un po' in qualcosa è accomunato anche da Giorgio Almirante, che nella sua vita privata, come sapete, aveva divorziato ed era intimamente convinto e assertore del divorzio. Il partito gli andò contro e lui si adeguò a quella posizione. Marine Le Pen è una donna che ha divorziato e che ha un rapporto nei confronti della laicità e della laicità in politica, che è un rapporto molto interessante e che la rende unica tra le donne della destra europea. Marine Le Pen condivide quella che era stata la politica che aveva attuato la Francia all'inizio del XX secolo con le leggi Combe, e lei ha attraversato una fase della sua vita, quella della scuola, in cui si è resa conto di quanto la mancata neutralità della scuola potesse essere un danno per la sua stessa formazione e anche l'atteggiamento della Chiesa francese, della Chiesa gallicana, che andava contro quelli che potevano essere gli interessi di umanesimo che la Chiesa deve avere nei confronti dei propri fedeli. E mi aveva colpito uno delle parti di questo libro in cui lei raccontava di un episodio che riguardava una celebrazione che il Front Nazionale voleva fare a Reims. Vi leggo il passo perché ritengo che sia un passo molto importante. Come l'arcivescovo di Reims, che fece chiudere la celebre cattedrale per un'intera domenica per impedire che i manifestanti del Fronte Nazionale, giunti a migliaia per celebrare i 1500 anni del battesimo di Clodoveo, potessero assistere alla messa. Queste reazioni di odio, si riferisce alla Chiesa Cattolica Francese, mi hanno ferito intimamente e separato dalla Chiesa. Dal momento che il clero non accettava i membri del Front, io non avevo più voglia di credere nella Chiesa. Peggio, ho perso la voglia di crederci. Miracolosamente, questo non ha mai colpito la mia fede e la mia relazione personale con Dio, anche se durante lunghi anni ho provato un vivo risentimento nei confronti dell'istituzione. Non arrivavo a considerare il fattore umano. Per me i preti erano i rappresentanti di un Dio caritatevole e misericordioso e non potevano avere un atteggiamento di esclusione nei riguardi di chi che sia. A 40 anni di distanza, una parte del clero dunque ha fatto prendere al padre e alla figlia la stessa via di uscita dalla Chiesa e per le stesse ragioni. Inutile è stato il pudore di mio padre, che mi ha raccontato la storia del collegio di Vannes,
solo molto tardi, probabilmente per non influenzarmi nei miei rapporti con la Chiesa. Con il passare degli anni mi sono un po' placato su questo argomento, ma ho mantenuto intatta la capacità di indignazione e di rivolta pronta a riacutizzarsi quando le circostanze lo chiedono, e devo dire con grande dispiacere che non mancano mai. Ecco, questa è una testimonianza molto importante per capire le peculiarità della destra francese, che scende in piazza il 1 maggio per ricordare Giovanni d'Arco e che porta alle sue manifestazioni gli operai, e che comunque tiene conto delle esigenze spirituali dei francesi, tenendo comunque a delle istituzioni che siano in qualche modo neutrali. Questo è un valore molto, molto importante che anche la destra italiana ha patito sulla sua pelle. Ci sono state delle eccezioni che sono in pochi a ricordare. Nel 1955, quando venne celebrato il 25 aprile, gran parte della Chiesa italiana si schierò a favore delle manifestazioni che si svolsero per la Resistenza. E c'è un episodio molto, molto curioso e molto interessante che ci racconta del patriarca di Venezia, Giovanni XXIII, il futuro Giovanni XXIII, Roncalli, che impedì a tutti gli esponenti del clero di partecipare a manifestazioni che ricordavano iniziative di tipo politico come quelle della Resistenza. Dobbiamo dire che in Italia non conosciamo, e anche in Francia non ci sono stati, diciamo, questi esempi di distacco da parte della Chiesa, però la destra francese è cresciuta, diciamo, con questo mito della neutralità dello Stato. Devo dire che da questo punto di vista il libro di Marine Le Pen, Controcorrente, ci rende questo personaggio più, diciamo, più accettabile di quello che ci hanno offerto molti luoghi comuni sulla destra. Devo dire che c'è un elemento di forte rammarico: molte persone che sono qui sono persone che hanno condiviso alcune esperienze politiche della destra italiana, come quella di Almirante, e sanno perfettamente che Almirante fu il primo a credere nel Fronte Nazionale, in un dialogo con quella che veniva chiamata l'Eurodestra. C'è un libro molto interessante che sicuramente molti di voi conosceranno, che è quello Intervista all'Eurodestra, che naturalmente consiglio a Luciano di pubblicare nella collana del Borghese se riuscirà a ottenerne i diritti, che è un libro che si potrebbe ricollegare alle idee, all'ideologia del Fronte Nazionale, che ha preso come modello il movimento sociale italiano. Almirante ha saputo, ed è stato forse l'unico esponente politico della destra italiana che abbia capito le potenzialità del Fronte Nazionale, che comunque è rimasto una forza politica integra nel panorama politico francese, un po' perché il sistema politico francese non ha permesso di far crescere una classe politica con parlamentari all'Assemblea Nazionale. Cioè, l'esploit più grande del Fronte Nazionale è avvenuto, credo, alle presidenziali del 1986, quando Mitterrand, che era stato un presidente che aveva avuto un'esperienza nella Francia di Vichy, era riuscito a cambiare il sistema elettorale per mettere in difficoltà la destra costituzionale gollista, e quindi riuscì a portare 36 rappresentanti del Fronte Nazionale all'Assemblea Nazionale francese. Marine Le Pen ha avuto la fortuna, sfortuna, diciamo, di non avere una classe politica contaminata, perché il sistema politico francese è un sistema politico che porta facilmente alla corruzione. Già la stessa coabitazione del sistema politico francese induce al compromesso, come ci è stato insegnato in più di una circostanza politica. Da questo punto di vista ci sono ancora tanti interrogativi sulla figura di Marine Le Pen e sulla sua politica, sull'efficacia della sua politica. Una di queste riguarda gli assetti economici della Francia. Come qualcuno di voi saprà meglio di me, Marine Le Pen è contraria alla politica diciamo, di alleanza atlantica. Lei, se arrivasse al potere, metterebbe subito in discussione quella per allacciare degli stretti rapporti con l'Oriente europeo e con la Russia.
Russia di Putin? Questo è un pesante interrogativo sul quale bisogna, è necessario dare una risposta, alla quale poi chiederemo anche delle cose a, a Borghezio, che è esponente politico di una forza che chiede maggiori autonomia. E come è possibile allearsi anche con una forza politica come il Fronte Nazionale che dialoga con la Russia di Putin, che secondo alcuni viene accusata di voler ricostruire l'Unione, l'Unione Sovietica? Questo è uno dei, dei grossi interrogativi sui quali penso che oggi dibatteremo. Per il momento mi fermo qui perché non voglio essere, non voglio dilungarmi troppo, perdermi, diciamo, far perdere peso alla discussione, passo la parola a lei. Grazie a Franco Palazzolo. Oh, ma ce l'abbiamo la Le Pen italiana? Secondo me non abbiamo una Le Pen italiana per la semplice ragione che la destra italiana ha perso nel corso degli anni molte occasioni. Dopo la morte di Almirante, quando nel 1989 fu fondato al Parlamento europeo il gruppo tecnico, l'alleanza che fu stipulata nel 1984 da Almirante con il Front National si perse perché il Fronte Nazionale francese si era alleato con i repubblicani tedeschi, che chiedevano maggiore autonomia per i tedeschi dell'Alto Adige. Questo provocò una rottura che non trattò Almirante, che era morto da oltre un anno, ma che era passata tra le mani di Pino Rauti. C'è da dire che lo stesso Fini, quando pensò di riformare l'Eurodestra all'inizio, intorno al 2002-2003, prima di cadere nelle cosiddette tentazioni centriste, cercò un accordo con Pasqua dei gollisti francesi ed evitò accuratamente il dialogo con il Fronte Nazionale. Questo ha aperto la strada al dialogo con altre forze politiche. Marine Le Pen ha aperto alle forze che si possono definire come populiste, come quella del movimento di Grillo, ma poi alla fine mi sembra che la Lega Nord abbia avuto la partita vinta, perché ha avuto la concretezza e anche la mediazione, mi sembra, di Borghezio e di Salvini, che sono stati molto abili ad aprire un dialogo con Marine Le Pen e con il Fronte Nazionale. Non dico il nome, ma ha detto ce l'abbiamo anche noi, la Tulliani. Vediamo un attimo, non ho detto il nome, no. Professor Augusto Sinagra. Dunque, io sapevo di una situazione, diciamo così, abbastanza difficile in Francia per quello che riguarda un sostanziale soffocamento per le libertà civili e politiche. La cosa sembra un po' incredibile, perché nell'immaginario collettivo rimane la Francia terra di libertà. Oggi pare proprio che non sia così. Solo che si pensa che in quel paese si pretende di scrivere la storia attraverso l'Assemblea Nazionale e le leggi che approva l'Assemblea Nazionale. Per cui il genocidio degli armeni, indipendentemente ogni valutazione che se ne può dare, esiste per legge, non esiste per conclusione di indagine storica. Sì, sapevo qualche cosa, una percezione più diretta della situazione drammatica che esiste in Francia oggi, molto peggio che da noi, il che è quanto dire, mi è stata data nella circostanza in cui mi sono trovato scrivere la prefazione ai tre volumi che raccolgono i discorsi radiofonici da Radio Roma dal 41 al 43 di Ezra Pound, che verranno pubblicati in Francia. C'è stato una necessità continua di aggiustamento con l'editore francese, il quale mi faceva presente che anche per una parola sbagliata o strumentalizzabile lui correva il pericolo di vedersi sequestrato le pubblicazioni e pagarsi poi un procedimento penale. La famosa legge Gaisso. La legge Gaisso. D'altra parte lo ricorda pure la Marina Le Pen nel suo libro, a proposito di quella condanna che si pigliò il padre, il quale, parlando molto in generale, era la
analizzando, come pure si deve fare, di ogni evento della storia, disse che le camere a gas, ove mai esistite, questo lo aggiungo io, rappresentavano un dettaglio. Intendeva dire che 6, 5, 7, 8 milioni a fronte dei 56 milioni di morti nel corso di tutta la guerra mondiale, indubbiamente non era una cosa che doveva focalizzare in via esclusiva l'attenzione. E comunque essere presa come criterio di valutazione del tasso di democraticità o meno della persona. La cosa lì in Francia è ancora più spinosa, perché si può anche dire liberamente, di scrivere liberamente degli eccidi e dei crimini di guerra commessi dagli anglo-americani, e magari anche da qualche personaggio francese come Philippe Jouen, quello che dette diritto di bottino e di stupro per 48 ore alle truppe marocchine in Ciociaria. Però non si può parlare nel modo più assoluto di dei crimini di guerra commessi dai tedeschi. Anche loro li hanno commessi prima loro, li hanno commessi tutti quanti, noi che facciamo gli ipocriti come al solito, anche perché gli anglo-americani, per grazie di Dio, in termini di crimini di guerra non si sono fatti mancare niente, ma dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Francia non se ne può parlare, perché anche lì esiste una previsione legislativa e una costante minaccia da parte della magistratura, la quale anche evidenzia una situazione peggiore rispetto a quella nostra, attualmente presente, perché bene o male qua nel nostro paese si può ancora parlare, anche se tutto viene consentito secondo quella prospettiva e quella benevolenza che si riassume nel detto popolare: parla cretino che tanto non cambia niente, no? Però quantomeno ancora si può parlare. Speriamo che quella infausta proposta di legge presentata da alcuni deputati, mi pare in questa legislatura, Mario, no? Che vorrebbe introdurre il reato di negazionismo, non passi, perché sarebbe un insulto alla verità storica, sarebbe un insulto alla ricerca storica e sarebbe un insulto alla stessa democrazia. Io non intendo parlare di quelle che sono state le vicissitudini familiari e anche politiche di Marine Le Pen e soprattutto del suo papà Jean-Marie Le Pen, riassumibili forse in modo emblematico, icastico, in quel particolare che lei riferisce, di quando un suo insegnante all'università, il quale non solo era uno evidentemente dedito ad usare la violenza morale, ma era anche un grandissimo cafone, dette agli studenti, tra cui la Marine Le Pen, come oggetto di studio e di approfondimento il decreto che condannava il papà per, non so come dire, esaltazione dei crimini di guerra, che non era poi neanche vero. Come non sono neanche vere tante favole che si raccontano sul fronte nazionale a proposito del suo antisemitismo, del suo razzismo, non è così. Io non ho trovato traccia di antisemitismo in quella che è stata l'azione politica del fronte nazionale, che nasce, come sappiamo, nei primi anni 70, come anche dire che l'immigrazione ha un senso e ha una sua giustificazione civile quando all'immigrato gli si possono garantire diritti minimali, un'assistenza e un'esistenza dignitosa, ma tutto quello che va oltre, che non consente tutto questo neanche per la impossibilità, la indisponibilità di risorse finanziarie da parte dello Stato, bene, tutto questo è ipocrisia, tutto questo è violenza in danno degli immigrati, questo è razzismo. È razzismo alla rovescia. Quello che però a me importava più segnalare è che dalla lettura di questo libro di Marine Le Pen, opportunamente pubblicato al nostro amico Luciano Lucarini, il quale devo dire, pensando di interpretare un sentimento, un'idea diffusa, che certamente non per rivolgere un complimento così sfacciato, che ormai Luciano Lucarini ha acquistato e ha raggiunto un posto eminente nel panorama della editoria nazionale italiana e anche oltre l'Italia.
non soltanto per la qualità di quello che edita, ma diciamo pure per il coraggio con il quale lui edita certe pubblicazioni, certi lavori, il che non credo che gli siano commercialmente confacenti, ma sul piano della dignità e dell'onestà intellettuale sicuramente sì, questo bisogna dire. E se non lo sono commercialmente confacenti, questo è un ulteriore titolo di merito per Luciano Lucarini. Dicevo, mi interessava segnalare come la vicenda del Fronte Nazionale francese potrebbe essere utilmente valutata in, a fronte di quella che è stata la vicenda del Movimento Sociale Italiano, tenendo anche presente, come è stato ricordato, che il Fronte Nazionale nasce con una ben precisa ispirazione a quelli che erano le idee, gli ideali, la progettualità politica, anche i simboli del Movimento Sociale Italiano. La fiamma tricolore del Fronte Nazionale viene ripresa dalla fiamma tricolore del Movimento Sociale Italiano. E la considerazione amara che bisognerebbe fare è che se la vicenda politica del Movimento Sociale Italiano non fosse passata dalle mani di un soggetto che è stato capace, quindi riconosco un grande merito, di avere sfasciato quattro partiti: il Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, il PDL e poi il FRI, con il quale ha coronato la sua traiettoria politica concludendo con lo 0,47%, come meritava egli che fosse. Non dico questo perché considero Gianfranco Fini un traditore. Il traditore è chi tradisce le idee. Gianfranco Fini non ha avuto mai nessuna idea. Allora non è un traditore. Il pensiero più alto di Gianfranco Fini fu quando spiegò perché si era iscritto al Movimento Sociale Italiano, perché gli impedivano di andare a vedere il film Berretti Verdi interpretato da John Wayne. Io però ti chiedo scusa se mi permetto maleducatamente di interrompere, ma a fronte di un personaggio colossale, perché il giorno dopo le elezioni si parlerà in Europa e sui nostri giornali finalmente del trionfo del Fronte Nazionale, perdiamo tempo a parlare di Fini. Assolutamente, ecco. Ma ho voluto farlo per concludere in questo senso. Sì, De Monnizis, forse De Monnizis, non cura da prego. No? Ma fatto questo riferimento a questo soggetto, diciamo, stravagante, per dire che probabilmente se il Movimento Sociale Italiano non avesse avuto quell'infausto passaggio, il bagno sacrificale a Fiuggi, oggi sarebbe presente con una forza elettorale e una percentuale di consensi popolari molto molto alta e in grado di rappresentare e forse realizzare quell'idealità e quel progetto politico che sono del Fronte Nazionale. Vedete, una cosa che mi inquieta quando si parla di queste cose è sentire dire che il Fronte Nazionale, per quello che riguarda la Francia, o il Movimento Sociale Italiano, per quello che è ancora e per quello che è stato per noi, siano stati espressioni, movimenti qualificabili come di destra. Ora vedete, se noi a queste locuzioni destra o sinistra intendiamo dare un significato strumentale a fini identificativi della cosa e quindi una loro utilità toponomastica, ci posso pure stare. Ma se si vuole dire che il Movimento Sociale Italiano come era e come è rimasto nella coscienza, nella memoria, nelle idealità di molti, anche se poi quando andiamo a votare non c'è più quel simbolo, ma come è ancora per il Fronte Nazionale, il che ne spiega il successo, perché i consensi popolari non arrivano casualmente, è un lungo processo di maturazione quello. È un lungo cammino nel deserto come quello che ha dovuto percorrere Jean-Marie prima e dopo Marine Le Pen. Sono movimenti di sinistra, la difesa dei deboli, la difesa delle classi umili, la difesa del lavoro inteso come un valore assoluto e patrimonio di quella che correntemente si chiama la destra.
Poi vogliamo dire che l'uso è strumentale, diciamo che è strumentale, ma la contrattazione collettiva è patrimonio della destra, l'economia sociale di Stato è patrimonio della destra, la previdenza sociale, noi non ce la facciamo insegnare da un tale Barack Obama, l'abbiamo inventata noi. La protezione della maternità e dell'infanzia, l'abbiamo in... la settimana a 40 ore l'abbiamo creata noi, dico noi in cielo, ma sempre storicamente parlando, siamo stati noi. Oggi, se non avessimo avuto quella sventura che abbiamo attraversato per un ventennio, mi riferisco 94 al 2014, ebbene oggi potremmo dire, anche con una certa personale soddisfazione, bene, avevamo ragione. Siamo riusciti a fare qualcosa, no? Al disincanto politico, alla disillusione. Io invidio Marine Le Pen, che non ha quel disincanto, non ha quella disillusione che io e tanti come me abbiamo. Avremmo potuto dire, bene, ci siamo impegnati per tanti anni, abbiamo sofferto parecchio, siamo stati discriminati, ne abbiamo passate di tutti i colori, ma forse siamo riusciti a fare qualcosa di utile, di concreto sul piano della giustizia sociale, perché questa è la politica della destra, quella destra che viene indicata o in questo modo per ragioni strumentali o soltanto come un qualcosa anche inconsapevolmente non avvertito. La Marine Le Pen si è dovuta confrontare, è stato ricordato pure, con le gerarchie della Chiesa Cattolica. E cosa, e perché stupirsi di tutto questo? Perché? Ma ci siamo scordati pochi mesi fa, in occasione della morte dell'ex capitano Erich Priebke, che il cardinale vicario di Roma, Vallini, ha dato ordine a tutti i sacerdoti della diocesi di non celebrare una messa. Signori, quando la Chiesa Cattolica perde di vista uno dei punti di riferimento assoluti, e cioè la pari dignità dinanzi alla morte, la morte che rende tutti in via verso la casa del Padre, sarà lui al Padre perdonare o non perdonare, ma non al cardinale Vallini e a nessun altro. Quando si perde il senso della dignità suprema della morte, del rispetto che si deve alla morte, e questo viene fatto dalla Chiesa Cattolica, questo è molto grave. Ma però dico, non mi stupisce che abbiano chiuso le porte della cattedrale per impedire una messa rievocativa del compleanno di Clodoveo. No. Da noi è successo di peggio in questo il battesimo. Ma quando, amici miei, quando la conferenza episcopale spagnola si pronuncia con documenti di condanna nei confronti del franchismo, ma cosa vogliamo, cosa ci aspettiamo di più? 50.000 legionari italiani, con uno sforzo bellicante, il generale Franco non vinceva, di carri armati, di armamento, di aviazione, e abbiamo riportato Cristo sugli altari, e lo possiamo dire, abbiamo riconsacrato le chiese, abbiamo difeso il clero, abbiamo posto termine per lo sforzo dei nostri legionari alle più oscene profanazioni che commettevano i russi in Spagna. Ebbene, oggi la conferenza episcopale spagnola si è scordato tutto questo e si permette di approvare documenti di condanna del franchismo. Vedete, qui non è questione di politica o di opportunità, anche politica, qui è solo questione di decenza. Diciamo, una conferenza episcopale che fa queste cose è indecente, solamente indecente, come è stato indecente quello che ha fatto il cardinal Vallini, lo stesso identico modo. Ma però ha ragione Marine Le Pen, il sacerdote dovrebbe essere ministro di Dio e intermediario con Dio, ma se il sacerdote sbaglia, stiano tranquilli Vallini o le conferenze episcopali spagnole, che il nostro rapporto con Dio sarà sempre fermo e saldo, perché questo fa parte della tradizione. E noi siamo di destra per quello che riguarda la nostra tradizione, i nostri valori, i nostri principi, ma siamo assolutamente di estrema sinistra per quanto riguarda la difesa dei deboli, la redenzione dei miseri,
la giustizia sociale, l'equità fiscale, il lavoro che si è perso di vista. E quanto oggi avremmo potuto fare, come si sta impegnando a fare Marine Le Pen nei confronti di un'Europa di mercato, ci direi tu qualcosa di molto più importante, Borghezio, di un'Europa di mercanti, di un'Europa di banchieri, di un'Europa che si attarda a definire qual è, questa è una delle prime perle, Mario, il diametro massimo della pallina che si può mettere nelle bottiglie di gassosa. Il problema è superato perché ormai le bottiglie di gassosa non si fanno più e quindi manco le palline. Ma questo oppure alla definizione giuridica del pigiama. Ci hanno fatto un regolamento, ma il pigiama è l'indumento che si indossa di notte. Per cui se io dovessi girare di giorno in pigiama, giuridicamente non saprei come essere collocato o definito. Non è questa l'Europa che vogliamo, non è l'Europa della libera concorrenza che crea disoccupazione, che uccide le imprese, che assassina l'economia nazionale, non è l'Europa del mercato unico. Io il mercato non l'ho mai incontrato per strada, come anche non ho mai incontrato la giustizia. Io ho fatto il giudice per tanti anni, ma io la giustizia non l'ho mai incontrata. La giustizia per me è un fatto relativo, trattamento uguale per situazioni uguali, indipendentemente dai valori, almeno questo. Il mercato, che io neppure ho mai incontrato nella mia vita, il mercato dovrebbe servire come strumento di promozione delle classi deboli, degli ultimi. Non deve essere strumento di profitto, di esaltazione del profitto, perché avremmo potuto noi oggi testimoniare valori perenni, dicendo che furono parte delle intuizioni straordinarie del fascismo, la funzione sociale della proprietà privata, che non significa negare la proprietà privata, la funzione sociale dell'impresa, che non significa negare l'imprenditore che assume il rischio, la legittimità di un profitto che compensi quel rischio, la partecipazione degli operai alla gestione, non solo agli utili. Questo come la chiamate, di destra o di sinistra, non lo so, per me lo potete pure chiamare Pasquale, ma questo è il contenuto di quella politica economica e sociale. E noi oggi ci troviamo viceversa, in questo segue molto l'azione di Marine Le Pen, a celebrare il mercato unico, ma per chi? Per il profitto dell'impresa. E allora se questo ci sta bene, quando un certo signor Marchionne, il quale mi sta terribilmente antipatico, dice che lui ha il compito come amministratore delegato di fare profitto, almeno abbiano tutti la decenza di non parlare, perché la decenza e il titolo per parlare lo può avere soltanto chi, e io mi ci metto tra questi, da sempre denuncia questa Unione Europea che è fatta di mercanti, di banchieri, di lobby, di centri finanziari, di politiche solamente monetarie. Io ho questo diritto. Chi non prende questa posizione faccia la cortesia di non parlare male di Marchionne e di nessun altro come Marchionne. La politica sociale della Marine Le Pen è la nostra, perché molto si è ispirato Jean-Marie Papin a quello che fu il bagaglio storico che veniva dal ventennio, non quello di Fini, quello vero, quello giusto, della politica sociale, è quello di far capire che i fattori della produzione non sono tre, capitale, terra e lavoro, c'è solo un fattore della produzione, il lavoro. Senza il lavoro, il capitale e la terra non producono niente. E oggi l'Europa ci propone che cosa? Il lavoro inteso soltanto come una voce di costo da inserire nel bilancio delle imprese. E questa l'Europa? E allora bisogna rivedere, non soltanto agire attraverso correttivi, ma rivedere radicalmente, come vuole fare Marine Le Pen, come vuole fare il Fronte Nazionale Francese, il sistema dell'Unione Europea. E valutare anche seriamente se non convenga uscire dall'euro, ma se l'euro deve essere strumento di sacrifici, di sofferenza sociale. Ma mi dite perché? Perché se ritorniamo alla lira, Dio mio, che cosa succede? Ma ditemi voi che cosa succede? Si ritorna alla lira.
Cosa c'è di strano? Oppure andatelo a dire ai disoccupati della mia terra che muoiono di fame, o a quegli 8 milioni di poveri che soffrono nel nostro paese, o ai sottoccupati, o ai giovani disoccupati, ai quali questo Stato vergognoso non garantisce un futuro, questa Europa di banditi, di mercanti e di imbroglioni non garantisce un futuro. Andateglielo a dire ai giovani che cercano lavoro, che l'euro ci protegge. Ma da chi? Ma da chi ci protegge? Allora questo coraggio cerchiamo di averlo, perché queste occasioni, la presentazione del libro di Marine Le Pen, deve essere un'occasione per ringraziare coralmente Luciano Lucarini, deve essere un'occasione per testimoniare un appoggio concreto alla stampa libera, perché quella di Luciano Lucarini è una stampa libera, e questo appoggio concreto lo possiamo fare all'immediato comprando una copia del libro. Luciano non mi dà la percentuale, ma io penso che se si viene a queste manifestazioni e si sostiene una pubblicazione, il primo, più importante, essenziale modo di promuoverla è quello di comprarla, di farla conoscere, di farla per comprare da altri. Ma poi c'è un impegno maggiore. Se è vero che noi ci riconosciamo in questi valori, in questa idealità, in questa sofferenza partecipata, bene, allora, signori, ci si alzi, si prenda posizione e si parli. E si faccia il proprio dovere, costa, come costa Marine Le Pen, come è costato suo padre, come è costato e costa a tutti gli appartenenti al Fronte Nazionale Francese, lasciatemelo dire, come è costato pure a chi ha avuto l'orgoglio e la fortuna di far parte del glorioso movimento sociale italiano, ma almeno conservato, come anche Marine Le Pen, indipendentemente come andranno le votazioni in Francia o da noi. Io, noi, quelli con me, quelli con i quali io sto, abbiamo conservato dignità, abbiamo conservato orgoglio, abbiamo soprattutto conservato una cosa molto più importante, abbiamo conservato la memoria e la speranza. Grazie. Io ringrazio il professor Sinagra. Ma volevo raccontarvi un piccolo episodio. Quando venne Marine Le Pen, sempre grazie a Mario Borghesio, a venire a presentare il libro qui a Roma, io chiesi a tanti politici, non volevo fare nomi, ma Alemanno, Gasparri, Fini, che all'epoca era presidente della Camera, eccetera, qui scherzi, chiedimi tutto, ma questo non lo posso fare. Non venne nessuno, l'unico che venne fu Aracri, insieme a Mario, insieme alla contessa Teodorani, eravamo tanti, ho sbagliato, Marchesa, è uguale, una Anna Teodorani. No, ho detto che non volle venire nessuno dei politici, lei era presente, si ricorda. Ecco, venne solo Aracri, perché tutti i grandi nomi di quel periodo si rifiutarono di essere presenti perché non volevano sporcarsi la bocca con Marine Le Pen. Ecco. Entro l'ultimo mese tutti mi hanno chiamato: che c'è il telefono, l'email di Marine, perché vorrei prenderci un appuntamento per rallegrarmi con lei. L'ha cambiato da un mese, non l'ho. Questo. Ma io lo devi dare? Ho detto che non ce l'ho. Ecco, questo è un po' il politico di oggi, ecco, che credo che non meriti altre parole. Diamo la parola al nostro Opinio, che ci aiuta nella trasmissione. Ma guardate la televisione, ci sta il telefono sopra, potete telefonare, e io la faccio per ricreare un rapporto fra base e vertice, perché in periodo quando c'erano i politici che sparivano dopo le elezioni, Mario Borghezio veramente da anni c'ha quel cellulare, quindi tanti invece il giorno dopo finite le lezioni cambiano il cellulare. Ecco, invece in televisione almeno c'è l'opportunità di parlare con gli ospiti che volta per volta vengono in trasmissione. Prego, direttore. Adesso il cellulare non è più necessario, perché se non cambia la legge elettorale non serve, nessuno viene a prendere più preferenze, insomma, solo nel consiglio comunale.
Io voglio subito dire una cosa, qui un po' controcorrente mi sento anch'io, perché io dirò qualcosa di diverso da alcune cose che ho sentito. Perché parto subito da una premessa, io mi sento europeista, sono per l'economia di mercato, e quindi io credo che l'euro sia ormai, possiamo discutere sulle politiche europee, possiamo discutere come entrare l'euro, però l'euro è qualcosa che fa parte della nostra vita, del nostro futuro, e dobbiamo fare i conti con questo. Quindi è una premessa, perché vorrei dire alcune cose. Prima, per esempio, a volte io ho l'impressione che si guardi troppo indietro ad un passato che comunque non può tornare per molti aspetti. Prima su una questione che diceva centrale per essere il lavoro. Beh, noi viviamo in un'epoca in cui, io cito un po' a memoria, ma probabilmente qualcuno di voi li conosce meglio di me, c'è una ricchezza virtuale di carta che gira nel mondo che è 7 volte superiore a tutte le ricchezze reali del mondo. Cioè vuol dire che la finanza, che ci piace o meno, e a me non piace, lo dico subito, ha preso il posto di quello che era la fabbrica, che era il lavoro. Cioè, nel senso, c'era una fabbrica, produceva, c'era dei guadagni, c'erano dei lavoratori che guadagnavano, il capitale era rappresentato nella fabbrica. Oggi non è più così. Oggi ci sono delle persone, dei personaggi che spostano capitali immensi, che possono mettere in crisi un paese nel giro di pochissime ore, muovendo soltanto attraverso i computer, si spostano capitali enormi da una sede all'altra. Per esempio, anche alcuni commentatori di borsa mi fanno un po' ridere qualche volta quando dicono: ma la borsa italiana non ha risentito di un fatto economico, di un fatto politico che è accaduto in Italia. In realtà, se andate a vedere l'andamento delle borse, salvo eventi eccezionali, sono tutte uguali, da Tokyo a quelle europee a quella poi serale americana. Cioè hanno tutte un andamento, quindi c'è un qualche cosa che sfugge a quelle che sono le politiche nazionali. È una cosa che mi piace? No, però è questo il dato. E devo dire solo una cosa, io ho letto con molta attenzione il libro di Marine Le Pen, e non condivido molte delle cose che lei dice, anzi quasi tutte non le condivido, devo essere molto, molto franco, però mi piace moltissimo la descrizione di un personaggio, e in questo io trovo anche ammirazione, che ha una vita controcorrente, come dice il libro, dall'età di 8 anni della bomba a casa, dei drammi familiari, nel senso dei rapporti con la madre. E in questo libro si unisce l'aspetto personale, sì, in questo è una lettura estremamente interessante, l'aspetto personale con la politica, non solo, ma ci sono tutte le sofferenze, molto spesso il politico racconta poco anche le discriminazioni avute, le difficoltà che ha avute, perché parla più dei successi, e Marine Le Pen è sicuramente una donna di successo, è uno dei personaggi emergenti dell'Europa, poi può piacere o non piacere, ma questo è un dato di fatto e su questo bisogna ragionare. E lei unisce queste, e si vedono anche le difficoltà della persona, le ansie, le difficoltà, le discriminazioni che ha dovuto affrontare. In, appunto, si parla della Francia come spesso viene presa come culla della tolleranza, invece tutto questo libro si vedono momenti veramente di grande e di profonda discriminazione. Quindi da questo punto di vista evidentemente un libro è un'ottima lettura. Io, e quindi unire questo personale e questo politico. Il filo conduttore, quello che non mi convince il politico, è che dentro c'è la paura e c'è la grandezza francese che non esiste più. La paura un po' del nuovo, non parlo dell'immigrazione, non parlo di temi sui quali insomma possiamo discutere, sono problemi seri che vanno affrontati, vanno risolti, la politica dell'accoglienza fino a se stessa non è controproducente, provoca solo dei disperati, ci sono migliaia di morti che ogni giorno attraversano, cioè che ogni giorno ci sono migliaia di persone che attraversano il mare, ci sono migliaia di morti sotto in quel mare, quindi insomma le responsabilità di chi apre le porte talvolta sono anche dei morti che poi ci sono in mare. Detto questo, io non parlo del problema dell'immigrazione, ma la paura di confrontarsi con qualcosa che sta accadendo.
Lei qui c'è solo una frase buttata lì che mi convince proprio anche di questo, no? Lei se la prende con quei politici che nelle riunioni internazionali abbandonano la lingua di Molière per quella di Shakespeare. Sì, sì, d'accordo, insomma, però per farsi capire molto spesso bisogna utilizzare una lingua. Un italiano non direbbe mai una cosa del genere, lo direbbe molto poco, perché ormai la maggioranza dei termini che noi utilizziamo sono comprensibili a tutti gli altri, quindi l'inglese è uno strumento che viene utilizzato per farsi capire anche da altri, e quindi oggi non si scandalizza più nessuno. Però qual è lì dentro anche il voler chiudere il paese dal punto di vista economico manifesta una debolezza che la Francia ha. Io ho fatto recentemente un viaggio in Europa e mi dicevano, per esempio, che gli imperatori prussiani conoscevano meglio il francese che la loro lingua, così come in Russia alcuni zar erano molto colti, conoscevano più il francese che la loro lingua. In effetti la Francia ha avuto un ruolo a livello culturale, a livello di lingua, importantissimo per secoli, è stato un punto di riferimento della cultura, della lingua, eccetera. Oggi questo non accade più, ma non per volontà di qualcuno, perché il mondo si è allargato. Le grandi potenze economiche del mondo non sono più nella nostra vecchia Europa, sono altrove. Gli Stati Uniti, ma la Cina, il Giappone, l'India, anche parte dell'America Latina, e presto ci troveremo anche l'Africa. Cioè, la ricchezza che noi ritenevamo in Europa in gran parte, ormai si è diffusa, sta altrove. Noi i conti li dobbiamo fare con un mondo che sta... Parlo forte, tanto sono la voce meglio. I conti li dobbiamo fare con un mondo che sta cambiando e che cambierà sempre di più. Indietro, da questo punto di vista, salvo sconvolgimenti che non sono prevedibili, non si torna. Anche la politica dei dazi. Io capisco che a livello francese c'è paura dei dazi, ma voi se andate nel supermercato trovate tanti prodotti agricoli francesi? Assolutamente no. Ma perché? Perché la Francia sta subendo una fortissima concorrenza, e dall'Italia e dalla Spagna per quanto riguarda i prodotti agricoli. Anche quello che era il loro fiore all'occhiello, il vino, l'Italia ha superato come produzione di vino la Francia. E quindi io capisco questo tipo di paura, questo tipo di chiusura. E quindi il pensare che chiudendo tutto quanto si possa difendere il proprio paese, ma può essere una teoria. Io non credo che sia valido, anzi credo che sia un isolazionismo che provochi soltanto problemi per la Francia. Cioè il mondo può fare a meno della Francia, la Francia non può fare a meno del mondo. Questo è un principio che tutti quanti dovremmo sempre avere. L'Europa può rappresentare, non questa Europa, ma un'Europa diversa, può rappresentare effettivamente una grande forza per competere con altri giganti nel mondo, altrimenti ogni paese potrebbe essere schiacciato chiaramente e facilmente da tutte le altre grandi potenze che ci sono. Però per far questo, voglio dire, ci vorrebbe una politica fiscale comune, ci vorrebbe un esercito comune europeo, ci vorrebbe una politica comune europea, anche una politica estera comune, e questo oggettivamente siamo molto lontano da raggiungere. Prima è stata fatta una domanda, ma esiste una Le Pen italiana? Secondo me non può esistere oggi, poteva esistere probabilmente, ha ragione Sinagra, con il vecchio movimento sociale, che poteva rappresentare un parallelo italiano, perché uno degli elementi forti che ha la Le Pen, che io gli invidio ai francesi, e anche questo attaccamento al proprio paese. Ieri Le Pen ha fatto un comizio in Francia, di cui parlano oggi i giornali in vista delle elezioni europee, un comizio molto seguito, in cui non ha usato toni aggressivi, già con l'impronta del leader e del capo di un grande partito nazionale, quindi con una immagine che non rassicurante, nulla a che vedere con le sbraitate di Grillo, tanto per intendersi, no? Che è un'altra cosa. Lei non ha bisogno di fare questo, anzi lei si mette lì come un possibile leader della Francia, ora in Europa, ma domani anche nel suo paese, in Francia. E le bandiere che c'erano erano le bandiere nazionali francesi, cioè è un partito che fa proprio del nazionalismo, io lo chiamerei patriottismo, perché a me questo non ne vedrei nel senso positivo.
E in Italia questo tipo di atteggiamento, insomma, io non trovo tanti partiti simili da questo punto di vista, non trovo dei partiti che puntano molto su questo aspetto. La Lega Nord in Italia, quindi entro poi do subito la parola a Borghezio, è l'alleato della Le Pen, ma con due storie completamente diverse. Io ho l'impressione sia un'alleanza tattica che è basata in vista delle elezioni europee, in cui c'è un qualcosa di comune nel programma, ma decisamente sono due storie completamente diverse e da un punto di vista strategico mi resta difficile capire come possano convergere. Questo è la conclusione che io do avendo letto questo libro, che ripeto è un libro estremamente interessante, soprattutto perché è scritto molto bene e visto che abbiamo una traduttrice, tradotto molto bene, perché spesso alcune traduzioni non ci fanno capire qual era il pensiero. Qui mi sembra che invece, io non conosco l'originale, ho letto questo in italiano, però mi sembra molto chiaro e molto ben scritto ed è una lettura appassionante. Se questo lo è anche meglio chi l'ha tradotto. Grazie. Grazie, merito un po' direttore che gli ha fatto un vestitino. Allora, grazie direttore. Adesso sentiamo il grande Borghezio. Io sono abituato a parlare in piedi, non so se è una cosa di formale, perché mi... Senza microfono. Senza fare comizi, senza microfono, certo. Ma la sala ha un'ottima... Io credo che il merito di questa iniziativa del nostro editore, e che io voglio anche ringraziare per un'altra cosa di cui ancora nessuno ha parlato, non so se ne possa già parlare, se sia un arcanum imperi, di aver annunciato la ricomparsa nelle edicole e comunque nella pubblicistica italiana di una testata come Candido, a cui le persone della mia generazione e anche della generazione di molte persone presenti sono straordinariamente legate. La figura di Guareschi, quando io ho cominciato a parlare di Padani, ho sempre pensato a Guareschi, perché il cantore dell'idea, di una certa idea di questo mondo padano, nel quale tra l'altro è nato il fascismo, vorrei che qualcuno se ne fosse dimenticato, è Guareschi. Tutto ciò premesso, direi, vorrei ricordare una grande giornata che per me è stata esaltante, la giornata in cui, contro il volere e sotto le minacce amichevoli del ministro dell'Interno e allora in carica del mio partito, portai Marine Le Pen a Lampedusa. Andammo da soli perché tutti avevano il terrore, sa che cosa combinano quei due, poi io mi porto dietro, diciamo, una fama non moderatissima, e quindi invece si svolse tutto nel migliore dei modi, perché lei è una donna eccezionale, ha un carisma, e io veramente soffro all'idea che questa bella campagna che vede il mio movimento lanciarsi come Lega tra virgolette nazionale non abbia potuto avere la sua presenza. Ma vedete, la Francia è enorme, è fatta di 10.000 paesi, e loro sono un movimento che raccoglie consensi, come è stato detto molto correttamente, dagli operai delle miniere al nord, dagli agricoltori della Francia profonda. Penso che si debba dividere in 50 parti, anche perché questo movimento, io parlerò più del movimento che del libro, perché il libro è stato già detto molto, e poi voglio lasciare il piacere a chi lo acquisterà, io lo riacquisterò per regalarlo, di leggerlo, perché è una confessione aperta, è una persona che in questo libro si apre anche come donna che ha avuto una bella storia personale, che ha avuto un'esperienza incredibile, perché essere figli di Le Pen con le bombe che scoppiavano in casa non deve essere stato così uno scherzo, e poi andare a scuola, andare al liceo con quelli che ti danno quel tipo di temi. Io ero a Parigi quando c'è stato l'ultimo scontro di Le Pen, no? Lo scontro per le elezioni presidenziali. Quella mattina Parigi era in uno stato di guerra. Io ero alla Gare du Nord, di solito alloggio all'albergo di fronte alla Gare du Nord, e c'erano la CGL francese, la CGT francese, che distribuiva un volantino il giorno in cui, come da noi, il giorno delle elezioni non si può fare propaganda, dicendo che bisognava essere tutti antifascisti, tutti. Io ho preso quel volantino e sono andato all'ufficio di polizia
della stazione e quasi quasi vanno a cacciarlo via. Ho detto che loro non prendevano una denuncia di questo genere. Questo vi dà l'idea del clima che c'era. Successo straordinario, mediatico prima di tutto, perché c'era la stampa di tutto il mondo, fu l'occasione, modestia a parte, nella quale, grazie a questa iniziativa da me pensata, lei diventò un personaggio internazionale. Fino ad allora la Le Pen in realtà non la conosceva per nessuno. E fu un messaggio all'Europa, e forse anche oltre, perché c'erano i russi, c'erano i cinesi. Era un momento in cui Lampedusa era veramente al centro. Io era la 25esima volta che andavo a Lampedusa, ormai facevo parte dell'arredamento marittimo e portuale dell'isola, e feci il mio dovere di, diciamo, di conoscitore del territorio. Dopodiché in realtà fece tutto lei. Straordinaria nel rapporto con i giornali, molto spontanea, sincera, aperta, e io prendo comunque l'impegno di riportarvela qui, perché possiate constatare che quello che sto dicendo e quello che appare dal libro corrisponde esattamente. Irromperà con queste elezioni nel panorama mefitico della politica europea, anche italiana, perché le elezioni, la campagna si sta svolgendo, sembra il funerale dell'Europa, una cosa, praticamente l'unica cosa viva che si sente sono le follie di Grillo. Non si vede, il dibattito non c'è, e devo dire anche voi questa sera con fatica avete introdotto qualche cosa all'Europa, perché effettivamente non vi ne voglia nessuno. Fa un'irruzione incredibile, perché una delle nazioni, qui si dice Francia, sì, non è importante nel mondo, ma ricordiamoci alcune cose. La Francia è uno dei paesi fondatori, esattamente come noi. Ha avuto per lungo tempo un presidente, un certo signor General de Gaulle, che per lungo tempo è stato l'alternativa di questi poteri, di questa visione dell'Europa, e ha cercato. La signora Le Pen è la continuatrice storica della impostazione gollista. Questo si sta dimenticando. Quell'Europa dall'Atlantico agli Urali, di cui parlava De Gaulle, lei è in grado di realizzarla col contributo, naturalmente. Questa io credo che sia la visione che ha indotto di prospettiva movimenti sicuramente dissimili, ma l'Europa è dissimile, mica è tutto uguale. Anzi, l'Europa, come diceva un grande europeo, Silvius Magnago, è uno straordinario mosaico di popoli. Con le loro... Ad avere una vita migliore, anche noi abbiamo diritto ad una vita migliore, non soltanto loro. Grazie. Noi abbiamo paura di non far entrare gli immigrati, però abbiamo la forza di togliere i pensionati e la sopravvivenza, ecco. Basterebbe chiudere questo. Oppure cercare il risarcimento dei beninisti ad aprile 60. Siamo verde, come è successo con il Ford. Allora, giubilo, che io alle 8 dobbiamo andare, che se no non arrivo per le 9 in televisione. Caro direttore, forza. Venga. Ti ringrazio anche se. Dai, si sta facendo tardi, quindi. No, perché no, sei sento qua. No, io ringrazio l'editore Lucarini e mi trovo spesso ai suoi incontri, anche per una mia intenzione, no? Quella che secondo me, per scrutare come sia possibile in una condizione di parcellizzazione, di balcanizzazione della destra, trovare degli elementi che possano riportare ad un'unità, perché io credo che ormai il sistema politico italiano vada verso un bipolarismo. Ci sono solo Casini, si era illuso per le sue recuperazioni mentali e di potere di pensare che ci fosse un centro che potesse essere decisivo. Invece siamo, quindi vengo a questi incontri per cercare di vedere se esistono, anche perché collaboro a una rivista, anzi sono il redattore di una rivista che ha un'antica tradizione che è da 50 anni, che quindi nella destra cerca di portare elementi culturali in questa direzione. Ma io non conosco il pensiero della Le Pen, non ho comprato il libro, probabilmente lo comprerò, però mi è capitato di stare a cena a casa di un caro amico che è stato il chirurgo che mi ha operato e mi ha salvato la vita,
e ho trovato una coppia di persone tranquille, serie, interessanti, intelligenti, e la moglie era francese. E la moglie, che era una persona squisita, intelligente, pacata, dice: noi in famiglia, ha la doppia cittadinanza perché è sposato un italiano ma vuota in Francia, la mia famiglia, cioè il padre, la madre, i genitori, noi votiamo la Le Pen. Cioè la Le Pen ha un consenso che non è un consenso estremista, un consenso aggressivo, un consenso diciamo razzista, un consenso è un elemento di reazione popolare ad una cosa ingiusta, cioè l'abbandono dell'identità culturale, un'Europa che attraverso l'euro ha sconvolto i suoi veri obiettivi, che erano anche gli obiettivi cattolici di Adenauer, di Gasperi e Schumann, che avevano una visione di un certo tipo. E anche perché io sono convinto che la patente di popolarismo non la deve dare né il pensiero unico radicale né la sinistra. Il popolarismo sorge quando alcune identità e alcuni valori reagiscono di fronte a una condizione, e non c'è bisogno. Certo, ci possono essere accenti diversi, ci possono essere battaglie, ma io ho l'impressione anche di una cosa, che intelligentemente Marine Le Pen sia uscita dall'angolo in cui avevano posto il padre, forse anche per errori, per limiti, ma è uscita dall'angolo e quindi rappresenta un'alternativa e una linea che va seguita attentamente, perché, ripeto, la patente di popolare non può essere data dall'elite, dal pensiero radicale e spesso anche un po' massonico, o dalla sinistra. Il popolarismo è una categoria che va rispettata ovunque essa si presenti. Non sono convinto che la destra francese sia laicista, come qualche lettura, diciamo, di qualche elemento del libro di Le Pen veniva suggerito da Palazzolo. La destra francese ha una tradizione cattolica, una grande tradizione cattolica, quindi non negavo quella tradizione. Negavo, cioè, il diritto a credere nel neutralismo delle istituzioni. Non era la negazione della Chiesa, anzi era come ribadire il valore della Chiesa, proprio perché aveva subito la Le Pen, quel tipo di ingiustizia che ricordava. Questo era, per esempio, il pensiero di Fini, quando rimproverò ai vescovi italiani. Quando Fini rimproverò ai cattolici italiani, quando si erano schierati i vescovi sul referendum per la procreazione assistita. Questa idea di una neutralità dello Stato è una pia illusione. Lo Stato inglese non è neutrale. Quando lo Stato nega il diritto naturale, lo Stato non è più neutrale, il pensiero cattolico può benissimo. E poi anche il problema del clericalismo. Si può essere cattolici e non clericali, anche se è auspicabile che ci sia un rapporto positivo. Io sono un cattolico e qualche volta ebbi una tirata alle orecchie da Poletti, ma Poletti guardava un po' a sinistra, però non mi sento, quindi tendo ad essere ossequioso anche delle gerarchie, ma ci può essere un cattolicesimo anche non clericale. Io ho avuto nei miei insegnamenti politici un grande personaggio, un grande cattolico, un grande esponente del pensiero cattolico, che sulla Chiesa era molto critico, Don Gianni Bacebozzo, che è stato per anni, è stato addirittura in un periodo anche sospeso a Vivis, quindi praticamente. Cioè. Ora, quindi queste sono alcune posizioni. Mario Borghezio, noi ci conosciamo da 50 anni, Mario Borghezio è un europeista, non si può... diciamo, anche qui l'europeismo non può essere giudicato dal pensiero unico o dalla sinistra, che non fu mai realmente profondamente europeista. La sinistra in Italia era all'est, non era in Europa, e quindi oggi risulta un po' forzato che la sinistra giudichi sull'europeismo di tutti. Con Mario avevamo
l'utopia della, dell'Europa dall'Atlantico a Giurato, sentendo l'influenza di De Gaulle e quindi confortandoci il fatto che veniva proposto da un grande presidente francese, ma era una nostra idea, era l'idea che l'Europa sanasse la ferita storica della rottura tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale, con Napoleone, con Hitler, e che si riuscisse a realizzare una condizione per la quale i paesi del centro europeo non siano soggiogati all'idea di una cortina di ferro un tempo diciamo fatta di carri armati, oggi fatta di economia e di finanza. Perché il dramma dell'Ucraina è dovuto al fatto che ancora si tenta, soprattutto da parte occidentale, di riportarli a un'idea della condizione di una guerra fredda, quando invece non è così e non deve essere così. L'idea dell'Europa dell'Atlantico Nord, anche un grande sostenitore oltre a De Gaulle, anche Giovanni Paolo II, che quante volte parlava del rischio del ritorno al nazionalismo e che invece questo era il grande disegno a carattere spirituale che doveva essere portato avanti. Quindi anche Mario Borghezio non è quel mostro che viene descritto come l'estremismo, eccetera. I ragionamenti, la pacatezza dei ragionamenti, il tentare di risollevare le posizioni, le radici e l'identità popolare e culturale dell'Europa, che riaffermi il suo disegno politico rispetto al mondo della finanza. Quindi in questo senso io volevo testimoniare questo fatto. Continuo il mio pellegrinaggio nelle varie posizioni, sperando sempre di arrivare a quella possibilità di ricreare una condizione unitaria per vedere la destra vincere e non sottomettersi ad un rischio di bipolarismo imperfetto che si verrebbe a realizzare con una sinistra vincente e una destra in una condizione non unitaria che la porterebbe a perdere per 20 anni. Scusate. Allora, possiamo... Posso dire una brevissima? Prego, prego. Un intervento molto molto breve, così non tolgo spazio a nessuno, visto che poi devi andare in pensione. Raccontare un piccolo episodio e poi fare una richiesta più che una domanda all'onorevole Borghezio. Dunque, l'episodio è questo: nel 2008, nelle ultime ormai centenarie, non so quanti anni sono passati, le ultime elezioni che sono state fatte qui in Italia, mi permise di dire all'onorevole Fine, visto che l'avete rievocato, in campagna elettorale sotto i miei uffici, mi permise di dire, di scendere e di dire queste piccole parole. Dico, lei non si rende conto di quello che ha fatto con la distruzione di Alleanza Nazionale. Lei passerà la storia come il distruttore di tradizioni in cui si riconoscono milioni di persone. Ma lei lo conosce Berlusconi oppure fino adesso ha convissuto con lui senza averlo minimamente conosciuto? Queste sono state le parole che io mi sono permesso. Ora veniamo al discorso un attimo dell'Europa e mi ricollego anche al penultimo intervento del signore, non so il nome, eccetera, forse il nome è stato. La moneta non è che deve essere questa, non possiamo uscire, questa ci è stata data, ma nei secoli, abbiamo avuto la lira per centinaia d'anni, nei secoli sono stati sconvolgimento, come è stato introdotto così possiamo uscire. Però volevo chiedere all'onorevole Borghezio se ci può spiegare cos'è brevemente magari l'European Redemption Fund, di cui nessuno ne parla. Quindi, presumo, sicuramente lei lo saprà, quindi se vuole illustrarci a cosa andremo incontro dopo queste elezioni politiche che faremo fra una settimana. Grazie. Uno dei punti della Le Pen è proprio uscire dall'euro. Io sto qui alla finestra, vediamo quello che succede, se lo fa lei le cose, tutti i gufi che in questo momento dicono che non si può uscire perché l'euro distruggerebbe tutto, però recupereremo una grande forza interna, anche di bilancio, di stampare moneta, eccetera, perché qui il terrore è questo. Cioè, i grandi economisti non ce lo spiegano bene, c'è chi è politicamente di un'idea, politicamente di un'altra. Comunque saremo a vedere, perché se la Le Pen vince in Francia chiaramente dovrà
attuare quello che, di cui sta predicando. Facciamo tutte poi le risposte tutte insieme, prego. Velocissimo, non velocissimo, vi prego. Veloce. La differenza tra l'Italia e la Francia è che in Francia c'è stata una grandissima manifestazione di piazza che ha mobilitato milioni di persone su grandi temi, qui c'è stato niente. Questa campagna elettorale passa proprio nella noia più totale, se non fosse qualche iniziativa che qualcuno singolarmente porta avanti. Il grande risultato dal nostro punto di vista anti-moneta europea, anti-euro, ci sarà sicuramente, almeno lo auspichiamo tutti, poi spegneranno le luci, spegneranno i riflettori, spegneranno il video e l'audio su questo tema. Allora, quello che sarebbe auspicabile è che subito dopo le elezioni, sull'onda di una probabile vittoria di questi movimenti che sono anti-euro, ci fosse lì un ricompattamento di quella sorta, io la chiamo destra per comodità, insomma, noi ci capiamo, no? Di quell'area che potrebbe in quel settore, e potrebbe essere un unico comune denominatore, quel comune denominatore che si sta cercando e che è riuscito a avvicinare un partito politico così apparentemente distante come la Lega Nord a un Front National che però sono riusciti a trovare il punto comune. Questo lo dovremmo trovare anche noi in Italia. Quindi non spegnere i riflettori, stare le mani vostre fino alla campagna elettorale, vostre di cercare di creare una grossa manifestazione anti-euro che sono sicuro troverebbe l'appoggio, magari prima timidamente, poi più forte, di migliaia e migliaia e migliaia di persone. Grazie. Allora, io vorrei tornare alle parole del Papa che dice: evidenziamo ciò che ci unisce e non enfatizziamo ciò che ci divide, perché anche le destre ce ne stanno tantissime e ecco, lì basterebbe, io sto organizzando destra a confronto con 11 punti e invitando a scrivere ognuno da Forza Italia a Fratelli d'Italia, purtroppo è così, quelli che esistono, per ognuno di loro che possa esprimere un parere e perlomeno riusciremo a capire cos'è che ci unisce tutti e cos'è che ci divide tutti, perché se no, se continuamente io parlo con lui e parlo male di lui, con lui parlo male di lui, qui dobbiamo trovare un punto in cui nessuno parli più male degli altri e si portino avanti quelle 10, 20, 30 idee concretamente, perché se no continuiamo a fare filosofia concretamente. Se vogliamo riunire dobbiamo evidenziare ciò che ci unisce. E perlomeno con quello possiamo andare a fare tutti altro che un milione. Il partito Movimento Sociale, quando eravamo all'11-12%, eravamo molti milioni di persone. Quindi questo dobbiamo cercare di ricreare, tradizione, noi, i circoli del borghese, dobbiamo evidenziare ciò che ci unisce. Punto. Borghese, vuoi parlare? Io molto sinteticamente, io ritengo... Però hanno un popolo e hanno avuto la capacità politica di esprimere la volontà di questo popolo. Noi basta prendere e usciamo di qui, no? E vediamo che questo popolo c'è, che è nella stessa situazione. E ci vogliono, ha detto bene la domanda finale, ci vorrebbe una Le Pen anche qui. E vedremo di trovarla anche noi, non è detto che debba essere bella, ancora una bella signora bionda e così capace. Ma basta che ci sia, voglio dire, un po' di persone, le rivoluzioni cominciano sempre dalle minoranze lucide, cominciano un percorso. Io credo molto nella prospettiva di una Lega nazionale, di una Lega, e soprattutto credo molto in una rivoluzione italiana, perché è quello che ci chiede la nostra gente. Io non sono ancora andato al sud, ci andrò molto perché se me lo faranno fare. E comunque o la Lega si fa interprete insieme ad altri, perché stanno nascendo tante realtà. Io ho distribuito il pane popolare, queste sono cose che mi entusiasmano, cioè nascono spontanee in momenti in cui le abbiamo distribuite in via della conciliazione. I poliziotti non sapevano più che pesci pigliare. Dice questo qua deve essere un matto che arriva da Torino e distribuisce con i suoi volontari il pane popolare. E lui, alle suore che ci dicevano che cos'era questo pane che era, noi gli abbiamo detto: scusate, Papa Francesco dice che dobbiamo essere solidari, cioè, però nessuno concretamente fa niente. Questo tipo che ha inventato il pane popolare lo distribuisce nei quartieri a 1,80 al chilo, e cioè fa quello che
dovrebbero fare, no? Politicamente, concretamente, quelli che dovrebbero seguire, che credono, no? In certi ideali, in certi valori. Bisogna che qualcuno cominci a tirarsi sulle maniche e fare campagna non solo, no, nella comodità delle segreterie, delle piccole lobby, come si fa qui, perché io sento che non si vede niente, non ci sono quasi più nemmeno non ci sono più i comizi pubblici, no? Avviene tutto attraverso consorterie, quello che ha ruffianato con i commercianti, quello che ha ruffianato con la CGIL, eccetera, eccetera. Il contatto con i cittadini non avviene più, è tutto mediato. Io vedo, quando tutte le mattine vado sui mercati di Roma, vedo che mi guardano come un marziano, ma com'è? Ieri pomeriggio ero sulla spiaggia di Fregene, no, perché avevo un bel ricordo di quella spiaggia, e mi guardavano tutti, dice, ma lei è davvero borghese? Come se fosse una cosa incredibile che un parlamentare vada a parlare con la gente di domenica a Fregene, ma a me sembra la cosa più naturale del mondo. Devono di nuovo, ci devono, io vi dico solo una cosa, io romperò le scatole finché avrò vita, ma questa rivoluzione italiana si farà. Borghezio, nel 94 ci furono i 40.000 a marcia silenziosa a Torino, però non si è più fatta, ma ti immagini che ci sono i Marocchi che sono 2 anni che stanno lì e nessuno di noi ha fatto nulla. Io parlavo con Sassi, noi con i circoli del Borghese vogliamo farlo, ma proprio una marcia organizzata. Ci sarà una manifestazione a Roma organizzata dal Tempo? Dal Tempo? No, ci sarà un corteo organizzato dove verranno le famiglie dei due Marocchi. Magari, io sto facendo un libro sui due Marò, sui Marò, sulla storia dei Marò. Ecco, io credo che abbiamo bisogno proprio di una carica, perché ci stiamo tutti, quasi tutti. Solo il Tempo si è accorto della mia campagna, eppure io tutti i giorni pianto casino. Solo il Tempo si è accorto che esiste. Solo il Tempo. Quindi io veramente dobbiamo rinascere, ricrescere. E ricominciare a parlare di queste cose. Allora, Sinagra mi aveva chiesto un'altra parola, poi se qualcuno di voi, abbiamo Giubbio Alberto che mi aveva chiesto di esprimere un suo saluto. Prego, professore. Grazie, Luciano. Non proprio molto telegraficamente, io mi associo all'auspicio di Mario Borghezio che ci possa finalmente esserci in Italia una rivoluzione. Sono molto scettico nel senso etimologico del ritorno all'ordine, sì, ma anche sugli strumenti che possa essere una rivoluzione, sui mezzi e sui modi, però ne dubito molto, Mario, perché l'ultima rivoluzione in Italia l'ha fatta il console Silla, ora non ce ne sono state più. A me sembra che anche nel 22 ci siano dati da fare. Le rivoluzioni non si fanno come nel 22, e lo dico con tutta l'obiettività di questo mondo, perché lo sanno tutti, sono serenamente, pacatamente, fermamente fascista, ma pacatamente, però fermamente. La rivoluzione non si fa con bravi giovani che potevano essere fermati con due pernacchie e la puntata dei carabinieri, oppure con il capo dei rivoltosi che arriva col vagone letto da Milano con le ghette. Però fu una rivoluzione degli ordinamenti, quello sì, fu rivoluzionato lo Stato, ma non fu un fatto rivoluzionario. Ebbe l'incarico da Savoia di formare il governo, insomma, il quale si fece 4 punti, ma comunque questa era soltanto una mia riflessione. Poi, siccome si è parlato dei Marò, io mi associo con animo straziato, però prima di aggiungere altro io vorrei sapere come mai questi due giovanotti, io le cose le dico brutalmente a costo di attirarmi l'antipatia e l'odio di chiunque, io prima devo sapere come mai questi due baldi giovani sono ritornati volontariamente in India quando non c'era nessuna autorità militare o civile che gliel'avesse potuto ordinare. Anzi, c'era un'inchiesta in corso alla Procura della Repubblica di Roma e il Procuratore della Repubblica gli doveva pure ritirare il passaporto. Allora, prima mi si risponde a questa domanda e poi io dopo mi metto a piangere e faccio tutte le manifestazioni in piazza a favore dei fucilieri di Marina. Però in questo momento, siccome ho questo dubbio, non mi posso associare, mi dissocio. Poi, sempre telegraficamente, qua mi rivolgo ad Enea Franza, che è un economista. C'è stato un giovane, camerata Agrigentino,
Giuseppe Aiello, mi pare, il quale ha proposto di, in luogo di questa operazione Mare Nostrum, che costa l'ira di Dium, di mezzi, personale, carburante, per poi portarci tutti in Italia, di organizzare dei voli regolari dell'Alitalia da Tripoli o da Bengasi o da altre località del Medio e Vicino Oriente e farli venire con voli all'Italia. No, perché in questo modo si sosterrebbe pure la compagnia di bandiera. Perché mi dite voi che senso ha se non la più volgare, violenta demagogia quella di parlare dell'operazione Mare Nostrum. Allora, né a Francia, cosa costa di più? Voli regolari con l'Alitalia oppure l'operazione Mare Nostrum? Voli regolari. E qua continuiamo a farci pigliare per il pizzo delle mutande e nessuno parla. Ma lo si vuole capire, si vuole avere il coraggio e la schiettezza di dirle queste cose. Che non vogliamo più essere presi in giro. Questo è l'aspetto tragicomico, poi c'è un aspetto profondo e mi rivolgo soprattutto a Mario Borghezio. Da noi l'immigrato fa paura, infatti. Ma ci siamo mai chiesti perché fa paura? La risposta qual è? L'immigrato non si integra. Ma io mi domando, ma l'immigrato da qualsiasi paese proveniente, ma in che cosa caspita si deve integrare in questo paese? In quale modello culturale, politico, identitario, storico, nazionale, religioso anche? A parte, chiedete permesso, un pranzo, una cena, arrivederci, ci vediamo domani, come dice Papa Francesco, no? Ma in che cosa si deve integrare? Quando siamo noi i primi che non ci integriamo perché siamo i primi a violare la legge, nel modo più spudorato e più furbetto, in che cosa si devono integrare? Allora fanno paura, con la conseguenza che l'immigrato nel Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord, no, perché non gli appartiene, normalmente asiatici, diventano sudditi della signora Windsor, la signora Elisabetta Windsor. L'immigrato in Francia, africano, è un cittadino francese, perché c'è un modello. Noi l'avevamo, ce lo siamo perso. Sì, è un cittadino francese che fischia l'inno nazionale. Beh, magari non lo fischiano tutti. No, no, lo fischiano in 100.000 allo stadio di Parigi. Questo è un altro motivo che ha fatto prendere, che fa vincere il diciamo, bel modello di integrazione. Quanto, quello quanto a fischi, anche noi, insomma, quattro spaghetti ce ne mangiamo, quanto a fischi all'inno nazionale, no? Ma ci fu un tempo in cui questo paese si potette permettere di dare la quasi intera cittadinanza italiana a tutti gli abitanti della Libia. E quando nel 2008 erano in corso i negoziati che poi portarono all'accordo, per capirci, Berlusconi e Gheddafi dell'agosto 2008, la delegazione libica insisteva perché l'Italia avesse rimesso in vigore, cosa che non potevamo fare con i vincoli dell'Unione Europea, quella legge estendeva la quasi intera cittadinanza italiana a tutti gli abitanti della Libia. Signori, ma sapete cos'era la soluzione, la scoperta? C'era un governo, c'era un popolo, oggi c'è una popolazione, c'era dignità, c'era un modello di riferimento identitario forte, o si poteva condividere, non condividere, giudicare bene, giudicare male, ma c'era un modello identitario forte. Tutto questo non c'è più e questo è uno dei problemi che suscita l'idea dell'immigrazione in Italia, oltre a quello che tu giustamente dici, mio caro Borghezio, ma c'è anche questo al fondo, perché se ci fosse poi questo modello identitario avremmo più forze, più capacità o per dire vi aiutiamo nei vostri paesi oppure per fare quello che potrebbe essere uno scambio assolutamente banale e ragionevole nella sua banalità. Bene, noi abbiamo poco di... ad avere una vita migliore, anche noi abbiamo diritto ad una vita migliore, non soltanto loro. Grazie. Noi abbiamo paura di non far entrare gli immigrati, però abbiamo la forza di togliere i pensionati e la sopravvivenza, ecco. Basterebbe oppure dare le chiudere questo oppure perché ha detto il risarcimento dei beninisti ad aprile 60 anni, abbiamo successo con il 66 anni. Allora
giubilo che io alle 8 dobbiamo andare, che se no non arrivo per le 9 in televisione. Caro direttore, forza. Venga. Ti ringrazio anche se. Dai, sta facendo tardi, quindi. No, no, perché a notte, sono le 7 o 4. No, io ringrazio l'editore Lucarini e mi trovo spesso ai suoi incontri, anche per una mia intenzione, no? Quella che secondo me, per scrutare come sia possibile in una condizione di parcellizzazione, di balcanizzazione della destra, trovare degli elementi che possano riportare ad un'unità, perché io credo che ormai il sistema politico italiano vada verso un bipolarismo, non ci sono solo Casini, si era illuso per le sue recuperazioni mentali e di potere, di pensare che ci fosse un centro che potesse essere decisivo. Invece siamo, quindi vengo a questi incontri per cercare di vedere se esistono, anche perché collaboro a una rivista, anzi sono il redattore di una rivista che ha un'antica tradizione che è da 50 anni, che quindi nella destra cerca di portare elementi culturali in questa direzione. Ma io non conosco il pensiero della Le Pen, non ho comprato il libro, probabilmente lo comprerò, però mi è capitato di stare a cena a casa di un caro amico che è stato il chirurgo che mi ha operato e mi ha salvato la vita, e ho trovato una coppia di persone tranquille, serie, interessanti, intelligenti, e la moglie era francese. E la moglie, che era una persona squisita, intelligente, pacata, dice: noi in famiglia, ha la doppia cittadinanza perché è sposato un italiano ma vuota in Francia, la mia famiglia, cioè il padre, la madre, i genitori, noi votiamo la Le Pen. Cioè la Le Pen ha un consenso che non è un consenso estremista, un consenso aggressivo, un consenso diciamo razzista, in un senso è un elemento di reazione popolare ad una cosa ingiusta, cioè l'abbandono dell'identità culturale, un'Europa che attraverso l'euro ha sconvolto i suoi veri obiettivi, che erano anche gli obiettivi cattolici di Adenauer, di Gasperi e Schumann, che avevano una visione di un certo tipo. E anche perché io sono convinto che la patente di popolarismo non la deve dare né il pensiero unico radicale né la sinistra. Il popolarismo sorge quando alcune identità e alcuni valori reagiscono di fronte a una condizione, e non c'è bisogno. Certo, ci possono essere accenti diversi, ci possono essere battaglie, ma io ho l'impressione anche di una cosa, che intelligentemente Marine Le Pen sia uscita dall'angolo in cui avevano posto il padre, forse anche per errori, per limiti, ma è uscita dall'angolo e quindi rappresenta un'alternativa e una linea che va seguita attentamente, perché, ripeto, la patente di popolare non può essere data dall'elite, dal pensiero radicale e spesso anche un po' massonico, o dalla sinistra. Il popolarismo è una categoria che va rispettata ovunque essa si presenti. Non sono convinto che la destra francese sia laicista, come qualche lettura, diciamo, di qualche elemento del libro di Le Pen veniva suggerito da Palazzolo. La destra francese ha una tradizione cattolica, una grande tradizione cattolica, quindi, non negavo quella tradizione. Negavo, cioè, il diritto a credere nel neutralismo delle istituzioni. Non era la negazione della Chiesa, anzi era come ribadire il valore della Chiesa, proprio perché aveva subito la Le Pen quel tipo di ingiustizia che ricordava. Questo era per esempio il pensiero di Fini, quando rimproverò ai vescovi italiani. Quando Fini rimproverò ai cattolici italiani, quando si erano schierati i vescovi sul referendum per la procreazione assistita. Questa idea di una neutralità dello Stato è una pia illusione. Lo Stato
lo Stato inglese non è neutrale. Quando lo Stato nega il diritto naturale, lo Stato non è più neutrale, non è né, diciamo, non è, e quindi diciamo, il pensiero cattolico può venire. E poi anche il problema del clericalismo. Si può essere cattolici e non clericali, anche se è auspicabile che ci sia un rapporto positivo. Io sono un cattolico e qualche volta ebbi una tirata alle orecchie da Poletti, ma Poletti guardava un po' a sinistra, però non mi sento, quindi tendo ad essere ossequioso anche delle gerarchie, ma ci può essere un cattolicesimo anche non clericale. Io ho avuto nei miei insegnamenti politici un grande personaggio, un grande cattolico, un grande esponente del pensiero cattolico, che sulla Chiesa era molto critico, Don Gianni Bacebozzo, che è stato per anni, è stato in un periodo anche sospeso a Vilnius, quindi praticamente c'è. Ora, quindi queste sono alcune posizioni. Mario Borghezio, noi ci conosciamo da 50 anni, Mario Borghezio è un europeista. Non si può, diciamo, anche qui l'europeismo non può essere giudicato dal pensiero unico o dalla sinistra, che non fu mai realmente profondamente europeista. La sinistra in Italia era all'est, non era in Europa. E quindi oggi risulta un po' forzato che la sinistra giudichi sull'europeismo di tutti. Con Mario avevamo l'utopia dell'Europa dall'Atlantico al Urale, sentendo l'influenza di De Gaulle e quindi confortandoci il fatto che veniva proposto da un grande presidente francese, ma era una nostra idea, era l'idea che l'Europa sanasse la ferita storica della rottura tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale, con Napoleone, con Hitler, e che si riuscisse a realizzare una condizione per la quale i paesi del centro europeo non siano soggiogati all'idea di una cortina di ferro, un tempo diciamo fatta di carri armati, oggi fatta di economia e di finanza. Perché il dramma dell'Ucraina è dovuto al fatto che ancora si tenta, soprattutto da parte occidentale, di riportarli a un'idea della condizione di una guerra fredda, quando invece non è così e non deve essere così. L'idea dell'Europa dell'Atlantico Orientale è anche un grande sostenitore oltre a De Gaulle, anche Giovanni Paolo II, che quante volte parlava del rischio del ritorno al nazionalismo e che invece questo era il grande disegno a carattere spirituale che doveva essere portato avanti. Quindi anche Mario Borghezio non è quel mostro che viene descritto come l'estremismo, eccetera. I ragionamenti, la pacatezza dei ragionamenti, il tentare di risollevare le posizioni, le radici e l'identità popolare e culturale dell'Europa, che riaffermi il suo disegno politico rispetto al mondo della finanza. Quindi in questo senso io volevo testimoniare questo fatto. Continuo il mio pellegrinaggio nelle varie posizioni, sperando sempre di arrivare a quella possibilità di ricreare una condizione unitaria per vedere la destra vincere e non sottomettersi ad un rischio di bipolarismo imperfetto che si verrebbe a realizzare con una sinistra vincente e una destra in una condizione non unitaria che la porterebbe a perdere per 20 anni. Scusate. Allora, possiamo... Posso dire una brevissima? Prego, prego. Un intervento molto molto breve, così non tolgo spazio a nessuno e visto che poi devi andare in pensione. Raccontare un piccolo episodio e poi fare una richiesta più che una domanda all'onorevole Borghezio. Dunque l'episodio è questo: nel 2008, nelle ultime ormai centenarie, non so quanti anni sono passati, le ultime elezioni che sono state fatte qui in Italia, mi permise di dire all'onorevole Fini, visto che l'avete rievocato, in campagna elettorale sotto i miei uffici, mi permise di dire, di scendere e di dire queste piccole parole. Dico, lei non si rende conto di quello che ha fatto con la distruzione di Alleanza Nazionale,
Lei passerà la storia come il distruttore di tradizioni in cui si riconoscono milioni di persone. Ma lei lo conosce Berlusconi oppure fino adesso ha convissuto con lui senza averlo minimamente conosciuto? Queste sono state le parole che io mi sono permesso. Ora veniamo al discorso un attimo dell'Europa e mi ricollego anche al penultimo intervento del signore, non so il nome, eccetera. Forse il nome è prima. La moneta non è che deve essere questa, non possiamo uscire, questa ci è stata data, ma nei secoli, abbiamo avuto la lira per centinaia d'anni, nei secoli sono stati sconvolgimento, come è stato introdotto così possiamo uscire. Però volevo chiedere all'onorevole Borghezio se ci può spiegare cos'è brevemente magari l'European Redemption Fund, di cui nessuno ne parla, quindi presumo sicuramente lei lo saprà, quindi se vuole illustrarci a cosa andremo incontro dopo queste elezioni politiche che faremo fra una settimana. Grazie. Uno dei punti della Le Pen è proprio uscire dall'euro. Io sto qui alla finestra, vediamo quello che succede, se lo fa lei le cose, e tutti i gufi che in questo momento dicono che non si può uscire perché l'euro distruggerebbe tutto, però recupereremo una grande forza interna, anche di bilancio, di stampare moneta, eccetera. Perché qui il terrore è questo, cioè i grandi economisti non ce lo spiegano bene, c'è chi è politicamente di un'idea, politicamente di un'altra. Comunque saremo a vedere, perché se la Le Pen vince in Francia chiaramente dovrà attuare quello che, di cui sta predicando. Facciamo tutte poi le risposte tutte insieme, prego. Velocissimo, vi prego. La differenza tra l'Italia e la Francia è che in Francia c'è stata una grandissima manifestazione di piazza che ha mobilitato milioni di persone su grandi temi, qui c'è stato niente. Questa campagna elettorale passa proprio nella noia più totale, se non fosse qualche iniziativa che qualcuno singolarmente porta avanti. Il grande risultato, dal nostro punto di vista, anti-moneta europea, anti-euro, ci sarà sicuramente, almeno lo auspichiamo tutti. Poi spegneranno le luci, spegneranno i riflettori, spegneranno il video e l'audio su questo tema. Allora, quello che sarebbe auspicabile è che subito dopo le elezioni, sull'onda di una probabile vittoria di questi movimenti che sono anti-euro, ci fosse lì un ricompattamento di quella sorta, io la chiamo destra per comodità, insomma, noi ci capiamo, no? Di quell'area che potrebbe in quel settore e potrebbe essere un unico comune denominatore, quel comune denominatore che si sta cercando. E che riuscite a avvicinare un partito politico così apparentemente distante come la Lega Nord a un Front National che però sono riusciti a trovare il punto comune. Questo lo dovremmo trovare anche noi in Italia. Quindi non spegnere i riflettori, stare alle mani vostre per la campagna elettorale, vostre di cercare di creare una grossa manifestazione anti-euro che sono sicuro troverebbe l'appoggio, magari prima timidamente, poi più forte, di migliaia e migliaia e migliaia di persone. Grazie. Allora, io vorrei tornare alle parole del Papa che dice: evidenziamo ciò che ci unisce e non enfatizziamo ciò che ci divide, perché anche le destre ce ne stanno tantissime e ecco, lì basterebbe. Io sto organizzando destre a confronto con 11 punti e invitando a scrivere ognuno da Forza Italia a Fratelli d'Italia, purtroppo è così, quelli che esistono, per ognuno di loro che possa esprimere un parere e perlomeno riusciremo a capire cos'è che ci unisce tutti e cos'è che ci divide tutti, perché se no, se continuamente io parlo con lui e parlo male di lui, con lui parlo male di lui, qui dobbiamo trovare un punto in cui nessuno parli più male degli altri e si portino avanti quelle 10, 20, 30 idee concretamente, perché se no continuiamo a fare filosofia concretamente. Se vogliamo riunire dobbiamo evidenziare ciò che ci unisce e perlomeno con quello possiamo andare a fare tutti, altro che un milione. Partito Movimento Sociale, quando eravamo all'11-12%, eravamo molti milioni di persone. Quindi questo dobbiamo cercare di ricreare, tradizione, noi, i circoli del borghese, dobbiamo evidenziare ciò che ci unisce. Punto.
Borghezio, vuoi io molto sinteticamente, molto sinteticamente, io ritengo